Ciao ragazzi e benvenuti in Viathlet, i 5 migliori esercizi da fare ai cavi. Abbiamo già parlato ampiamente se sia meglio lavorare con carichi liberi, manubri bilancieri oppure con macchinari e cavi. Vi lascio il link qua sopra, quindi andate a vedervi appunto quel video. Sappiamo benissimo che allenarsi con i carichi liberi è molto importante, soprattutto nelle prime fasi della nostra carriera in palestra, ma poi comunque la maggior parte del lavoro deve essere fatto appunto con carichi liberi, ma ci sono determinati esercizi che si prestano molto bene a lavori con macchinari e in questo caso ai cavi. Quindi oggi vediamo i 5 migliori. Partiamo con il primo, per i tricipiti, che è un push down con corda. Quindi mi posiziono in questo modo, l'omero, quindi il braccio, è attaccato al corpo e da questa posizione spingo verso il basso. Movimento lento e controllato, allungo, vado e contraggo bene il tricipite. Ai cavi possiamo sbizzarrirci un po' con le tecniche di intensità. La mia preferita per esempio è lo stripping, quindi faccio 10-12 ripetizioni con un carico, arrivo a cedimento, abbasso e riparto subito col nuovo carico e vado a cedimento. Quindi un'idea potrebbe essere 3 serie da 10 ripetizioni con un carico, abbasso subito, stripping di un 30-40%, riparto e faccio il massimo delle ripetizioni. Secondo esercizio, sempre per i tricipiti, questa volta è un kickback al cavo basso. Quindi prendo il cavo anche senza maniglia, mi posiziono col busto inclinato, quasi parallelo al terreno, gomito bello alto, da questa posizione spingo, vado su con l'avambraccio e vado a contrarre bene il tricipite. Con gli esercizi ai cavi posso concentrarmi bene sulla connessione mente-muscolo. Non devo pensare a stabilizzare i carichi perché è tutto guidato, devo pensare bene solamente all'isolamento. Quindi i cavi si prestano molto bene a lavori di isolamento, a lavori finali, a fine della scheda con altre ripetizioni. Terzo esercizio, passiamo alle spalle, sono delle alzate laterali al cavo basso. A differenza dei manubri, il cavo ci permette di avere una tensione costante per tutto il movimento. Quindi io le eseguo in questo modo, mi aggancio e spingo verso il fuori. Anche qui possiamo lavorare con 3 serie da 12-15 ripetizioni, anche 20, fare delle rest pause, quindi 12-14 ripetizioni, riposo qualche secondo, poi riparto, posso fare degli stripping anche qui, quindi 8-10 ripetizioni, abbasso il carico e riparto a cedimento. Quarto esercizio per la schiena è un pull down con la corda sempre al cavo. Mi posiziono col busto leggermente inclinato in avanti, mi allungo bene, porto già in tensione il gran dorsale, da questa posizione porto le mani di fianco alle gambe, allungo, vado a cercare un massimo allungamento, sempre in sicurezza, da qui controllato e vado, movimento controllato. Dobbiamo pensare a spingere i gomiti verso il dietro, sentiremo anche un po' i tricipiti, è normale, però è un ottimo finisher per la schiena, quindi dopo tutti i lavori più pesanti, rematori, lat machine, questo per finire, per dare la botta finale alla schiena, è l'ideale. Finiamo con il petto, mi metto le maniglie più o meno ad altezza petto e vado a fare delle croci. Possiamo farle sia con i cavi bassi, con i cavi un po' più alti, io mi trovo bene con un cavo all'altezza più o meno del petto. Vado, porto anche qui già in allungamento il pettorale, set in scapolare, quindi spalle belle basse, scapole chiuse e da qui vado a chiudere. Allungo. Anche qui possiamo fare 3 serie da 12-15 ripetizioni, anche 20 a cedimento, oppure sempre uno stripping, si presta molto bene anche a uno stripping e una rest pause, quindi varie tecniche di intensità per ricercare un forte stress metabolico.
Perfetto ragazzi, i 5 migliori esercizi da fare ai cavi. Mettete in pratica tutto come sempre, fateci sapere, ci vediamo al prossimo video.